E in merito dunque all'avaro del taglio IRPEF interviene però anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che dice ancora una volta no ai tagli lineari della sanità. Vi abbiamo dato conto della replica del Presidente del Consiglio. Sarò combattiva fino all'ultimo momento. Il sistema nazionale non può reggere altri tagli lineari. Così il ministro, sentiamo. Il testo appunto finale non c'è, ne abbiamo visti tanti che si sono susseguiti, sarà molto importante questo Consiglio dei Ministri a cui noi stiamo andando a partecipare con le nostre idee, con il buon senso e ragionevolezza. Io ho detto in questi mesi più volte che il sistema sanitario nazionale non può reggere pesanti nuovi tagli lineari per il semplice motivo che ne ha già fatti 25 miliardi negli ultimi anni. Questo non vuol dire che dalla sanità non si possa risparmiare, si può risparmiare moltissimo, io l'ho quantificato in 10 miliardi di euro che possono essere risparmiati però attraverso degli interventi strutturali nel percorso e nei processi, soprattutto che derivano dall'organizzazione del lavoro.